23 dicembre 2023, ottavo giorno della novena di Natale. Servite il Signore nella gioia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Nascerà tra noi un bambino e sarà chiamato Dio forte. Egli siederà sul trono di Davide suo padre e sarà il nostro sovrano. A lui appartengono la forza, la sapienza e il regno eterno. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Venite, adoriamo il Re Signore, che sta per venire. Dall'Angelus di Papa Francesco del 29 novembre 2020. Per un cristiano la cosa più importante è l'incontro continuo con il Signore, stare con il Signore. E così, abituati a stare con il Signore della vita, ci prepariamo all'incontro, a stare con il Signore nell'eternità. E questo incontro definitivo verrà alla fine del mondo. Ma il Signore viene ogni giorno, perché con la Sua grazia possiamo compiere il bene nella nostra vita e in quella degli altri. Il nostro Dio è un Dio che viene, non dimenticatevi questo. Dio è un Dio che viene, continuamente viene. Egli non delude la nostra attesa. Mai delude il Signore. Ci farà aspettare forse. Ci farà aspettare qualche momento nel buio per fare maturare la nostra speranza, ma mai delude. Il Signore sempre viene, sempre è accanto a noi. Alle volte non si fa vedere, ma sempre viene. È venuto in un preciso momento storico e si è fatto uomo per prendere su di sé i nostri peccati. La festività del Natale commemora questa prima venuta di Gesù nel momento storico. Verrà alla fine dei tempi come giudice universale e viene anche una terza volta, in una terza modalità. Viene ogni giorno a visitare il suo popolo, a visitare ogni uomo e donna che lo accoglie nella parola, nei sacramenti, nei fratelli e nelle sorelle. Gesù, ci dice la Bibbia, è alla porta e bussa ogni giorno, è alla porta del nostro cuore, bussa. Tu sai ascoltare il Signore che bussa, che è venuto oggi per visitarti, che bussa al tuo cuore con un'inquietudine, con un'idea, con un'ispirazione. È venuto a Betlemme, verrà alla fine del mondo, ma ogni giorno viene da noi. State attenti. Guardate cosa sentite nel cuore quando il Signore bussa. Oh, Emmanuel.
et legifer noster, expectatio gentium, et salvatore arum, veni ad salvandum nos, Domine Deus noster. Dal Salmo 99. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, contemplando ormai vicina la nascita del tuo Figlio, rivolgiamo a te la nostra preghiera. Ci soccorra nella nostra indegnità il Verbo che si è fatto uomo nascendo dalla Vergine Maria e si è degnato di abitare in mezzo a noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Qualcosa che di gioia mi fa voglia di cantare.